Sono 60 anni che quello del disinquinamento e della messa in sicurezza del fiume Sarno rimane un problema irrisolto. 60 anni, nulla o poco è stato fatto. Adesso, con il grande progetto della Regione Campania portato avanti dall'Arcadis, sembrerebbe che si voglia finalmente dare una risposta certa, definitiva, ai cittadini interessati negli anni da allagamenti, esondazioni, danni conseguenziali. Permangono comunque i dubbi anche tra gli esperti del settore. Il geologo Franco Ortolani, intervenuto a un dibattito sull'incidenza dei tumori nella Valle del Sarno, rimane scettico. Forse il progetto, dice, risolverà i problemi ma solo al 50%, un progetto che secondo Ortolani presenta ancora molte crepe. Il problema è come è stato portato avanti questo progetto, che non è, diciamolo chiaramente, adeguato al 50%. Per cui vi sono soluzioni che devono essere portate avanti, ad esempio le vasche. Le vasche sono importanti perché consentono di ridurre l'entità della piena. Ad esempio le vasche nella zona alta tra Solofra e Montoro hanno una possibilità di contenere le piene che vengono dall'alto. Le vasche invece nella zona di Nocera pongono altri problemi. Le vasche che si volevano fare a 2-3 km da Sarno praticamente diciamo che sono irrealizzabili. Non viene affrontato il problema della foce in sinistra orografica, dove a ogni evento piovoso con mareggiata si allaga sistematicamente la via ripuaria. Quindi ci sono tanti problemi, dovevano essere messi insieme organicamente con la collaborazione di tutti coloro che possono dare un contributo valido, sono stati, come dire, messi insieme in maniera un poco approssimata, per cui ecco che immediatamente ci sono le opposizioni da parte dei cittadini. Il Sarno porta acqua, la Solofrana porta acqua che non è acqua limpida, potabile, lo sappiamo, lo sa tutta l'Europa. Fare infiltrare l'acqua che si accumula nelle vasche che si vogliono realizzare significa favorire l'infiltrazione di acqua non pura e l'accumulo di sedimenti in queste vasche che concentrerebbero in quelle zone, diciamo, dei punti di inquinamento. Perché non fare fin dal primo momento le vasche impermeabilizzate alla base? E questa è una cosa che non ho capito. E uno dei dubbi avanzati da Ortolani è quello relativo all'utilizzo dei finanziamenti. Anche in passato sono arrivati soldi per la messa in sicurezza dei territori, ma sono stati spesi male, lasciando opere incompiute. Sarno ne è esempio lampante. Questi progetti partono a scatola chiusa perché devono attivare un finanziamento ad hoc e l'unico problema diventa per l'istituzione che lo propone non tanto risolvere i reali problemi, ma spendere i soldi. Ma secondo lei questo progetto più che portare benefici può portare altri disagi? Ma dipende come viene realizzato e come viene realizzato, perché bisogna vedere se le opere vengono completate oppure vengono lasciate incompiute. Quindi sono tanti i problemi che si pongono e diciamo che non mi lascia ben pensare l'esperienza fatta negli anni precedenti,